Buonasera a tutti i telespettatori di Telenizza e di tutte le piattaforme, YouTube, Instagram e quant'altro. Ringrazio Telenizza nella persona di Massimo Sileo e Fabrizio Cravera. Questa è una delle serate dedicate a Associando. Vogliamo incontrare un po' tutte le associazioni che si dedicano al nostro territorio e questa sera abbiamo la fortuna di avere tra di noi due ospiti d'eccezione. Abbiamo il presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri, presidente della sezione di Asti, della provincia di Asti, Fabrizio Rosso, che ringrazio, e Graziano Traversa, il presidente della stessa associazione nella sezione di Nizza. Buonasera. Abbiamo anche il nostro giovane intervistatore Gilberto Agatiello che buonasera. Farà delle domande ai nostri ospiti. Volevo introdurre la serata dedicando un po' questo incontro alla memoria del carabiniere Vittorio Iacovacci che è caduto recentemente in servizio in Congo insieme a Luca Attanasio, l'ambasciatore appunto. Abbiamo anche avuto a Nizza, lo ricorderete, Giovanni Cavallari, sono 17 anni che è mancato anche lui in servizio in un'operazione difficile. Quest'anno non abbiamo potuto fare un ricordo, una memoria, una cerimonia, visto la pandemia e il periodo che stiamo attraversando. Però lo ricordiamo lo stesso e cerchiamo di ricordare tutti i carabinieri che stanno facendo davvero un servizio meritorio a tutta la nostra nazione e al nostro territorio. Do la parola adesso a Gilberto, così da introdurre subito l'argomento nel vivo. Grazie. Grazie. Graziano Traversa, mi rivolgo a lei. Buonasera. Buonasera. Vorrei chiederle, come ha risposto l'associazione all'emergenza Covid, in particolare sul territorio di Nizza Monferrato e zone limitrofe? Allora, noi dal marzo del 2020 siamo stati attivati tramite Regione Piemonte, con il nucleo provinciale, subito a fine febbraio a far parte, diciamo, della unità di crisi della Regione Piemonte per vedere le prime impressioni. Dopodiché a turni abbiamo fatto su e giù tra Nizza, Costiglione, Castagno delle Lante, vari distaccamenti, abbiamo fatto vari turni. Siamo riusciti poi da Nizza a Monferrato, i primi diciamo, di marzo, abbiamo cominciato a entrare praticamente sulla parte sul territorio, aiutando i cittadini con la parte dell'alimentazione, nel senso che siamo riusciti a portare alimenti, siamo riusciti a portare farmaci, aiutare praticamente dove nel momento del lockdown siamo riusciti tramite la collaborazione del SEME, tramite la collaborazione della protezione civile, tramite l'ordine militare Costantiniano e San Giorgio, siamo riusciti praticamente a entrare nelle case, nel senso a portare alle persone tramite il banco alimentare molti viveri, perché è un periodo praticamente che con il lockdown le aziende erano chiuse, molti erano in cassa integrazione, non siamo riusciti a praticamente non riuscivano comunque a portarsi a portare meglio dire, non riuscivano a fare la spesa perché non avendo lo stipendio molti si trovavano a disagio con famiglie a carico. Noi siamo riusciti, dove non riusciva l'amministrazione o altri enti, a fare un po' da cuscinetto in questo caso, e abbiamo fatto praticamente una sorta di corriere, o meglio, portare dove si può fare il bene. Molta gente ci ha ringraziato e per noi è stato bello perché da un grazie è fatto con un grazie di cuore. E questo grazie di cuore per un volontario è veramente tanta roba, perché noi durante l'anno corriamo a destra, a sinistra, nessuno, non è che non ci vedono ma sì, tanto sono lì. Però il problema nostro è che con un grazie, un sorriso, ma anche un sorriso di un bambino per noi è stato veramente un onore, è stato veramente, veniva la pelle d'oca a me personalmente quando andavo anch'io in casa della gente a
portare il mangiare, tra virgolette, degli alimenti. Nel frattempo tanto abbiamo fatto anche con la Polizia Municipale controllo sul territorio come assembramenti, perché c'era il problema anche dei supermercati, dove anche lì con zone rosse, orari, quindi c'erano degli assembramenti, dovevamo controllare sul territorio di Nizza anche le varie assembramenti agli ingressi. Noi abbiamo una convenzione in essere con il Comune di Nizza con la Polizia Municipale sul territorio nicese, e in più abbiamo anche una convenzione in essere con la comunità Vigni e Vigni, che sede in Cesa Scapaccino, che copre la bellezza di 12 comuni, quindi abbiamo un territorio molto vasto. E non sembra, ma Nizza, ma coprire 12 comuni vuol dire fare Calamandrana, Nizza, Vaglio, Incisa, Monbaruzzo, Maranzana, Quaranti, Fontanile, Castelletto Molina, poi abbiamo la parte, diciamo, di Bruno e Castelnuovo Belvo, e questa è la chiusura dei chilometri, ci va più o meno 2 ore e mezza se dobbiamo fare un monitoraggio, ma proprio tranquillo, senza avere fretta. Però poi giustamente partendo da Torino, facendo scalo tra virgolette con alimenti a Nizza, e Nizza veniva smistata, abbiamo fatto dei turni, tra virgolette, un turnover, perché comunque sono 10 ore più o meno al giorno, perché tra tutti abbiamo cercato di fare dei turni mattina, pomeriggio, sera in base alle esigenze. Non abbiamo mai mollato e tuttora siamo ancora in campo e stiamo portando avanti la raccolta, nel senso che la raccolta alimentare non da noi ma dal seme, e stiamo con loro, andiamo fino a Novi Ligure al Banco Alimentare a fare i carichi con i nostri mezzi donati, nel senso aiutato da altre imprese che ci lasciano dei mezzi per andare a caricare bancali di alimenti. Quindi sono gente che sul territorio vede, ci ha visti, e siamo riusciti a diciamo a coprire questa zona qua. Era difficile perché noi prima di marzo del 2020 non sapevamo dove eravamo, nel senso facevamo dei servizi come monitoraggio sul territorio, facciamo tuttora il servizio del mercato al venerdì, e stiamo coprendo una vasta zona. Quindi posso dire solamente un grazie anche ai cittadini che ci hanno visto, e un grazie ancora, diciamo, anche alla popolazione, ma anche all'amministrazione comunque, e anche agli altri comuni che ci hanno visto a operare. Questo è quello che posso dire. Un grazie enorme a tutti. Grazie, un bellissimo gesto anche in un momento di difficoltà, la vostra presenza è molto importante. Come si entra a far parte all'Associazione Carabinieri Congedo, associazione nazionale? Allora, noi abbiamo praticamente chi può entrare, possono entrare, chi ha fatto il militare nell'arma di carabinieri o ufficiali di altre forze armate, poi abbiamo i soci familiari che sarebbero figli, nipoti, coniugi del militare che sta prestando servizio presso l'arma, e poi il socio simpatizzante. Questo è da pochi anni che hanno introdotto all'interno dell'associazione, perché fermandosi il servizio di leva, anche noi abbiamo agli interni, siamo scarichi di gente o uomini giovani che hanno voglia di fare. Quindi chi vuol fare deve avere lo spirito come fosse nell'arma dei carabinieri, uno spirito e deve rispettare praticamente la finalità statuale dell'associazione. E questo poi sta poi dal direttivo, in base alla persona che vuole fare la domanda, quindi l'importante è che abbia la maggiorità. Dalla maggiorità qualsiasi cittadino italiano può fare la domanda nell'associazione carabinieri. Non abbiamo un limite, ma abbiamo una certa, diciamo, una percentuale di... non hanno diritto al voto, quindi praticamente chi sono gli effettivi che hanno diritto al voto per le cariche. Loro servono, ma servono nel senso che come volontariato abbiamo bisogno di persone che abbiano voglia di fare, ma anche ancora a Nizza chi ha bisogno o chi vuol fare può far domanda quando vuole. Quali sono le attività principali dell'associazione? Allora, prima avevo già accennato qualcosa prima, dove praticamente noi come associazione siamo con la convenzione siamo sul territorio, uno per quanto riguarda il mercato al venerdì, e poi come monitoraggio su tutto il territorio del sud astigiano, cioè la convenzione con la comunità collinare Vigni Vigni. In più, essendo il distaccamento, io sono come responsabile anche come secondo distaccamento del nucleo provinciale di Asti, andiamo anche in supporto ai colleghi del provinciale di Asti. Ciononostante abbiamo anche altri colleghi fuori provincia, quindi da Cuneo, Alessandria,
Lovare e altri, quando hanno bisogno, tramite il Presidente del Coordinatore Provinciale Fabrizio Rosso, riusciamo ad andare a aiutare. E viceversa, se noi riusciamo a andare a... è una mano vale l'altra, ecco. Tra tutti ci diamo forza. E noi come servizio facciamo praticamente le manifestazioni durante l'anno, prima del 2020, marzo del 2020, da dopo il 2020 adesso praticamente siamo riusciti a dare gran manforte alla popolazione sul banco alimentare. Prima andavamo praticamente sul fattore manifestazioni, serate, riuscivamo con tutti noi andare a fare praticamente, anzi monitorare per l'antincendio, non assembramenti, ma vedere se le vie di fuga tramite piani di sicurezza, piani di evacuazione, se tutta la manifestazione andava bene. Dopodiché, dopo marzo 2020, sono cambiati anche per noi alcuni programmi e quindi ci stiamo un attimino incastrando su lavori o progetti futuri. Stiamo valutando anche noi molte cose. Abbiamo diciamo, progetti a 360 gradi e dobbiamo vedere anche le forze economiche che abbiamo. Non sono molte, ma speriamo. Speriamo sia possibile. Speriamo. Vuole, per concludere, dire come si può entrare a far parte dell'associazione? Allora, benissimo, allora noi praticamente chi vuole far parte può chiedere tramite il presidente dell'associazione o tramite, cioè, forse sul sito dell'associazione Carabinieri c'è anche un link, chi vuole far parte può scrivere, o se no tramite referente di zona comunque provinciale, sono io come Traversa Graziano, Nizza Monferrato, può chiedere, c'è un modulo, dal modulo poi c'è le vari esami da fare, nel senso nostro, da valutare la persona e quindi noi controlliamo se la persona è idoneo. Bon, questa è una cosa che, ma tutti i cittadini possono farlo, quindi è aperto a tutti, non c'è distinzione. Grazie, un ringraziamento per la disponibilità, Graziano Traversa, coordinatore del distaccamento per Nizza Monferrato. Grazie mille. Grazie. Passo ora la parola a Fabrizio Rosso. Grazie. Coordinatore della zona per tutta la provincia di Asti. Vorrei domandarle come intende la Regione Piemonte collaborare con l'Associazione Nazionale Carabinieri in questo momento? Allora, buonasera, l'Associazione Nazionale Carabinieri, nucleo provinciale di protezione civile di Asti, fa parte del coordinamento regionale. Da marzo 2020 siamo impegnati, direi, al 99,9% in questa pandemia, in questo Covid-19 che abbiamo scoperto ormai da un anno. Diamo supporto alle province, alle regioni, cioè alla Regione Piemonte, all'ASL. Siamo impegnati già da marzo 2020, siamo in unità di crisi, quindi facciamo proprio parte attiva di questa emergenza. Ci diamo un cambio con le altre province, adesso su probabilmente c'è la provincia di Cuneo, e noi sul territorio copriamo, dovremmo coprire tutta la provincia di Asti, purtroppo non ce la facciamo perché i numeri siamo pochi, siamo una settantina come volontari della protezione civile nella provincia di Asti. La provincia di Asti conta, se non ricordo male, 118 comuni, quindi 70-80 volontari per 118 comuni non ce la facciamo, sono un po' pochi. Noi nel nostro piccolo siamo riusciti, appena è iniziata la pandemia, a distribuire le mascherine per diversi comuni come Nizza, Inciso, Monbaruzzo, Fontanile, Castagnone delle Lanze, Coazzolo, Costigliole, Isola d'Asti, Montaldo Scarampi, Castello del Nord. Terminata la distribuzione delle mascherine, come diceva il mio collega, abbiamo aiutato nella distribuzione delle derrate alimentari, dei farmaci per gli anziani che con il lockdown potevano uscire, era meglio che non uscissero, allora facevamo questo servizio di consegna. Diciamo che con la Regione Piemonte c'è una collaborazione, abbiamo una convenzione con la Regione Piemonte, qualunque tipo di necessità noi siamo in disposizione per essere impiegati. Abbiamo parlato di Covid. Riferendoci al passato, passando agli anni passati, come avete risposto alle calamità nazionali degli anni passati, quindi di anni precedenti? Allora, io sono presidente di questo nucleo da 3 anni, quindi il passato so che hanno
fatto parecchi interventi in tutta Italia, terremoti, alluvioni. Io personalmente con una decina di uomini del provinciale di Asti siamo intervenuti in Umbria, nella fattispecie a Norcia, per il terremoto. Facciamo parte della scorta colonna mobile regionale, quindi quando la protezione civile parte per un'emergenza, noi come Associazione Nazionale Carabinieri facciamo da scorta alla colonna che si sposta verso la zona che richiede, diciamo, il nostro intervento. Rivolgiamo ora, per concludere, uno sguardo al futuro dell'associazione, chiedendole quali progetti avete per il futuro dell'associazione, sia a livello della provincia di Asti ma anche per tutta la nazione. Noi ci auguriamo che finisca in fretta questa pandemia, perché non ci fa far nulla, purtroppo. Qualunque cosa avevamo in cantiere è stato fermato, dalla formazione, qualunque tipo di cosa, comunque sia, non possiamo più essere liberi di circolare, quindi anche le persone, le feste, le manifestazioni non avvengono più, e anche noi siamo costretti a dover aiutare la popolazione in questa emergenza. Finita l'emergenza, si spera, c'è in progetto c'è un bel progetto nel cassetto con le belle arti, sempre per il discorso di emergenza. Quando c'è un'emergenza, c'è un sisma, bisogna anche tutelare i beni culturali, quindi abbiamo già fatto dei corsi, però sono stati purtroppo stoppati e non possiamo riprenderli fino a fine pandemia. La cosa che mi auspico è di trovare delle forze giovani, perché, come diceva prima Graziano, non essendoci più servizio di leva, l'associazione ha un po' risentito di questo. Sì, come anche altre forze armate, ma noi, nel senso, il servizio di leva c'era l'ausiliario, nei carabinieri faceva l'anno di servizio di leva, finito l'anno, se credeva in quello che aveva fatto, poi si iscriveva nell'associazione nazionale, e quindi era un continuo rinnovare le forze. Senza servizio di leva questo non avviene più, stiamo invecchiando. Nel senso, le forze sono sempre più vecchie, noi speriamo che, visto che c'è la possibilità dei familiari, dei simpatizzanti, che qualcuno si faccia avanti e venga a darci una mano. Qualcosa da fare lo troviamo sicuramente. Per tutti. Per tutti. Grazie per la disponibilità, grazie a Traversa e a Fabrizio Rosso. Grazie a voi. Dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Grazie, grazie a entrambi, grazie a Gilberto per le domande opportune. E rivolgiamo così un appello a tutta la cittadinanza, a tutto il territorio. Abbiamo bisogno di nuove leve, abbiamo bisogno di persone giovani che abbiano voglia di impegnarsi in un'attività davvero meritoria e di servizio per tutta la cittadinanza, e abbiamo detto tutta la provincia, tutta la nazione, perché i gangli di questa associazione si ramificano su tutto il territorio nazionale. E come sappiamo sono assolutamente necessari, perché ci sono troppe emergenze e il Covid ce ne dà una prova evidente, e ci sono anche tanti interventi da fare continui. Parlavo ad esempio con Graziano un po' di tempo fa per la sicurezza in generale, no? Le loro automobili si muovono rapidamente su tutto il territorio e sono di controllo capillare per tutta la società micente, e non solamente per i mercati e per tutte le altre manifestazioni che poco tanto si svolgono ancora. Quindi ricordiamo ai giovani, Gilberto, lo dico anche a te, ma a tutti gli amici che ci ascoltano, che possono fare domanda e possono entrare in questa associazione davvero benemerita, così come chiamiamo il Corpo dei Carabinieri, con grande affetto e che lo ricordiamo sempre. Adesso è la volta di un video che vogliamo proporvi, preparato dai nostri giovani. È una sorpresa anche per me, perché non l'ho ancora visto. Ho detto, voglio vedere che cosa mi hanno combinato questa volta, però mi hanno garantito che è molto spiritoso, molto provocatorio anche un attimo, e questo mi fa molto piacere. Thank you.
L'Associazione Nazionale Carabinieri, ANC, è un ente di volontariato costituito da carabinieri in pensione o che si sono congedati e dei loro familiari, la quale si occupa principalmente di assistenza alla popolazione in momenti di bisogno o di particolare necessità. Ma non solo, essa monitora con un'azione assidua e puntuale la situazione nelle città, fisicamente, con mezzi di trasporto appositi forniti dalle istituzioni o attraverso un efficiente sistema di videosorveglianza. Non essendo una forza armata, non possono fare multe, ma rappresentano un cuscinetto tra i cittadini e le istituzioni comunali e statali. L'associazione ha una propria uniforme, diversa da quella dell'Arma dei Carabinieri, oltre a una produzione di oggetti ufficiali venduti per finanziare l'attività della stessa. Potete vedere il simpatico calendario 2021. Essa ha anche una propria banda ufficiale composta da ben 102 elementi, tutti militari o ex militari. La banda ha nel suo repertorio musiche militari, soprattutto marce, oltre a brani della tradizione italiana, ed è attualmente diretta dal maestro Massimo Martinelli. L'ANC ha avuto un ruolo fondamentale nelle varie emergenze che l'Italia ha dovuto affrontare. In particolare, oltre ai terremoti del centro Italia del 2016, ricordiamo la recente esperienza della quarantena durante l'epidemia di Covid, in cui i volontari dell'associazione si erano distinti portando gratuitamente cibo e risorse alle persone forzate in casa e in difficoltà economiche. Un bellissimo gesto di solidarietà verso il prossimo. Grazie ancora a Fabrizio Rosso e Graziano Traversa per la loro presenza e la loro testimonianza. Volevo ancora ricordare a tutti i vicesi che veramente c'è bisogno di loro. Un appello ancora una volta alla loro generosità. In effetti i mezzi dell'associazione Nicese sono un po' limitati, come dicevamo, è vero Certo, Graziano? è vero anche perché abbiamo un mezzo attualmente dato in dotazione, ma è un mezzo con dei chilometri, diciamo, già, ha fatto già la sua storia. Il problema è che con la pandemia ne abbiamo fatti altrettanti sopra in pochi mesi, non anni, in pochi mesi, e abbiamo una macchina che è un'Alfa 156 con circa 250.000 km. Abbiamo un territorio che è vasto, da Nizza a tutta la comunità collinare, e quindi questo territorio qua comincia a essere un po' critico. La macchina è stanca e anche lì abbiamo bisogno di un rimpiazzo. E il problema grosso è che chiedo ai micesi, o comunque a tutti i comuni che fanno parte della comunità collinare, se ci fossero dei cittadini delle ditte che vogliono aiutare con beneficenze, nel senso per anche acquisto di un mezzo, io sono ben grato anzi. Io chiedo, ma chiedo anche a nome sicuramente del presidente provinciale di Asti, quindi io mi faccio portavoce. Se ci fosse qualcuno, io ben venga, questa è una cosa che sicuramente aiuterà noi, soprattutto volontari, a monitorare un po' più tranquillamente, perché abbiamo un mezzo che sì, che ha tanti chilometri, ma il problema grosso è che ogni anno ci mettiamo mano al portafoglio. Questo sicuramente andrà alla regione, questa è una cosa tutto alle conseguenze. Il problema è che come tutti gli anni ci rispondono picche e quindi andiamo per i mezzi che abbiamo. Per ora spero e incrociamo le dita che qualcuno che ci senta ci aiuti. Speriamo, speriamo che ci sia un mecenate, una persona che davvero abbia a cuore quello che fate e che possa. Porte sono aperte. E le porte sono aperte. È vero, Fabrizio, cosa puoi aggiungere ancora? Che ha detto benissimo Graziano che in questa pandemia hanno chiesto tanto all'Alfa 156 e tra le altre cose, proprio all'inizio a marzo ci è stato prestato un'autovettura, una Fiat Tipo da un'agenzia di noleggio, nuova, chilometri zero, l'abbiamo avuta per 3 mesi, poi l'emergenza non è rientrata ma è andata un attimino scemando, il lockdown è rientrato, la gente ha iniziato poi a muoverci. Nostro malgrado abbiamo dovuto renderla. Abbiamo cercato di dire lasciatecela, non va tanto bene, la facciamo riparare noi, anche se invece ci hanno detto no, dovete ridarcela purtroppo.
Ma io sono sicuro che i vicesi contribuiranno in qualche modo, vedrete che faranno una bella sorpresa, sono sicuro. Adesso è il momento però di uno scambio di doni che abbiamo pensato, piccole cose, è vero, un almanacco dalla parte dell'Erga, la casa della cultura, qua nella chiesa della Santissima Trinità, e da parte di Graziano un altro simbolo. Questo è il nostro crest, che è il simbolo dell'Associazione Carabinieri, dove indica praticamente la parte, il simbolo da arma e associazione, fatto da Nizza per quanto riguarda per gli eventi, e quindi in donazione questa qua è un omaggio a voi e soprattutto un grazie per l'invito. Grazie a voi, è stato un vero piacere. Adesso passo il microfono a Gilberto proprio per poter agevolare questo scambio di doni, che è un po' un simbolo di vicinanza dell'Accademia di Cultura Nicese Lerga con questa associazione davvero meritoria, nobile, per tutto quello che fa per Nizza e per tutto il territorio. Grazie ancora. Grazie a voi, grazie. Prego, Gilberto. Allora, questo scambio simbolico va a sancire ancora una volta il rapporto e la vicinanza tra queste due associazioni di volontariato che vedono la zona locale come protagonista. È un bel gesto per il futuro, per noi, che fa ben sperare il volontariato, e quindi possiamo dire che la disponibilità e il volontariato appunto sono belle azioni che scaldano il cuore e sono un buon punto di partenza su cui appunto ripartire dopo le difficoltà e dopo i duri mesi che ci hanno colpito. Bene, saluto a tutti dalla Casa della Cultura, arrivederci, alla prossima.